Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Come molti di voi sapranno, nel video precedente ho annunciato la riapertura alle iscrizioni al mio corso online Space Incubator, un corso all'interno del quale parleremo di spazio e inizieremo a muovere i primi passi all'interno del settore spaziale a partire dalle basi. Ovviamente se volete i dettagli del corso ne ho parlato come dicevo nel video precedente, che vi lascio qua sopra e in descrizione. Vi consiglio naturalmente, se non conoscete il corso, di andarvelo a recuperare. All'interno di questo video però voglio farvi vedere un piccolo estratto di una lezione che potrete trovare all'interno del corso. Questo ovviamente nel caso in cui siate interessati e vogliate sapere un po' di più di cosa andremo a trattare. In questa lezione parleremo quindi della Space Architecture and Design, il design degli ambienti spaziali, un trend di business estremamente interessante all'interno dell'ambito spaziale in questo momento. Detto questo, io vi lascio la lezione e noi ci vediamo in un prossimo video. Bene ragazzi, benvenuti in questa nuova lezione. Oggi voglio parlare di un trend che a me piace tantissimo, che è quello dello Space Architecture and Design, quindi l'architettura e il design degli ambienti spaziali. Ne abbiamo già accennato sempre in lezioni precedenti quando abbiamo fatto dei discorsi un po' più generici e l'ho portato ad esempio, ma adesso vediamo un attimino meglio come può funzionare questo settore. Perché è importante l'architettura e il design degli ambienti spaziali? Innanzitutto c'è dietro tutto un discorso, come dicevamo prima, culturale. Vi ho fatto l'esempio di Hong Kong, vi ho fatto l'esempio della cultura occidentale che incontra quella orientale in un'unica città e questo si riconosce nell'architettura. Quando andiamo sulla Luna, quando andiamo su Marte, non c'è una cultura con la quale ci mischiamo. La cultura è la nostra, ma cultura inteso ovviamente come umanità. Ma qual è la cultura dell'umanità? Se ci pensiamo, non c'è effettivamente un qualcosa che identifichi l'umanità come cultura in sé. Questo perché siamo abituati a vedere l'umanità come paesi, come continenti. Non abbiamo ancora quella visione unitaria di umanità che è necessaria assolutamente per andare verso le stelle e per colonizzare altri pianeti. Ma di questo parleremo un attimo quando faremo la lezione sulla psicologia. Chiaramente c'è tutta una parte legata ai materiali, quindi al peso, alla struttura, alla praticità delle architetture stesse, perché ovviamente non solo devono essere belle da vedere, ma devono anche essere pratiche, soprattutto perché viviamo in un ambiente di microgravità, che tutto è tranne che semplice. Questo perché ovviamente a livello di materiale, a livello di struttura, dobbiamo resistere a delle temperature super fredde, come quelle dello spazio. Su Marte abbiamo una media di meno 68 gradi Celsius. Sulla Luna, dalla parte calda alla parte fredda, possiamo sperimentare degli sbalzi di temperatura che vanno oltre i 300 gradi. Ovviamente, come abbiamo visto nella sezione dell'additive manufacturing, tutte queste strutture devono essere in grado di resistere alle radiazioni, devono essere in grado di schermare le radiazioni e proteggere gli abitanti di questi habitat dalle radiazioni stesse. Quindi ci sono dei requisiti puramente tecnici, architettonici e strutturali che sono necessari affinché ovviamente la struttura funzioni bene in maniera pratica, in maniera tecnica. Dopodiché c'è tutta la componente dei fattori psicologici. Pensiamo a degli astronauti che devono vivere in ambiente spaziale per lungo tempo. L'ambiente spaziale è un ambiente estremamente complesso a livello psicologico, anche questo lo vedremo nella prossima lezione sulla psicologia in maniera più dettagliata, però tornando all'ambiente spaziale e al design, dobbiamo fare in modo che il nostro design degli ambienti sia esterni che interni favorisca il benessere degli astronauti. Quindi organizzare gli spazi in maniera adeguata, organizzare anche i colori in maniera adeguata, le forme dell'arredamento, le forme degli oggetti, la suddivisione delle stanze, i percorsi all'interno delle abitazioni, tutte queste cose che possono sembrare banali e a cui finora non abbiamo pensato più di tanto, semplicemente perché non abbiamo trascorso così tanto tempo nello spazio come potrebbe trascorrere ovviamente una colonia che è fissa in quel punto. Ecco, tutte queste cose a cui appunto non abbiamo pensato sono in realtà fondamentali per avere una colonia sostenibile, per avere una presenza anche solo fissa. Se anche non avessimo una colonia ma vogliamo andare più vicini nel tempo, una permanenza fissa sulla Luna, anche con astronauti che si alternano fra di loro, chi va, chi viene, comunque si tratta di una permanenza molto lontano dalla Terra, in un altro corpo celeste, per quanto ovviamente più vicino di Marte,
che però richiede un benessere psicologico, psicofisiologico in realtà, perché anche da un punto di vista fisico dobbiamo stare bene. Il benessere fisico lo raggiungiamo ovviamente con l'allenamento, con la corretta alimentazione e via dicendo, mentre il benessere psicologico è sicuramente qualcosa su cui dobbiamo lavorare, dobbiamo essere allenati se andremo a vivere in maniera stabile su un altro corpo celeste, ma oltre all'allenamento serve che anche l'ambiente che ci circondi sia adeguato. Per questo all'interno di un design, di un ambiente spaziale, di una presenza stabile su un altro corpo celeste è essenziale avere per esempio delle aree dedicate al tempo libero, per esempio delle aree dedicate alla realtà virtuale dove si possono giocare degli sport virtuali, dove addirittura si può fare per esempio attività sessuale virtuale. Questa è una cosa molto importante, la vedremo sempre nel capitolo successivo quando parleremo di medicina, sessuologia e psicologia degli ambienti spaziali. Tutte queste cose favoriscono anche il settore dell'intelligenza artificiale, per esempio, quindi è tutto un pochino collegato. Perché mi piace l'architettura e il design in particolare? Perché collega tanti settori. Può dare spunti estremamente interessanti e soprattutto stimola la creatività, perché non c'è una regola, non c'è un qualcosa di fisso, bisogna fare delle prove, bisogna analizzare, bisogna testare, bisogna sperimentare e soprattutto dare sfogo alla nostra creatività, a quello che dà piacere a noi, perché se ci pensiamo un attimo, quello che dà piacere e soddisfazione a noi molto probabilmente farà lo stesso effetto su un altro essere umano. Ovviamente sto parlando sempre in termini di design pure semplice, perché chiaramente gli esseri umani a livello psicologico sono molto diversi ma allo stesso tempo molto simili. Quello che fa stare bene noi, quello che può rilassare noi è qualcosa che potenzialmente può avere lo stesso effetto su altre persone. Ci sono dei colori particolari che sappiamo che aiutano il rilassamento, ci sono delle forme, delle sistemazioni particolari che sappiamo che possono aiutare a ridurre lo stress. Tutte queste cose sono cose che vanno tenute in considerazione e andranno tenute in considerazione quando decideremo di andare stabilmente su un altro corpo celeste e di costruire case su questo corpo celeste. Ovviamente, senza neanche dirlo, più è lontano il posto in cui stiamo andando, più è difficile fare un design adeguato e più il design deve essere preciso ed efficiente. Questo perché ovviamente alcuni effetti psicologici, soprattutto della lontananza da casa e della permanenza per lungo tempo nello spazio, sono più evidenti quando siamo più lontani dalla Terra. Tutti questi motivi che abbiamo elencato fanno della Space Architecture and Design un trend super interessante. È interessante perché dà la possibilità di studiare il comportamento umano, perché unisce psicologia, unisce la medicina, unisce la scienza, unisce l'architettura, unisce il design del prodotto industriale, unisce in realtà tantissime tecniche, tantissime pratiche, tantissime specializzazioni. Proprio per questo motivo dico sempre e torno a dire che lo spazio è per tutti, lo spazio può dare accesso a tutti, perché una figura come un designer che si specializza anche in psicologia, si specializza anche in architettura, eccetera, eccetera, può trovare lavoro, può trovare un punto d'incontro, può trovare un angolo di entrata nel settore spaziale. E i nuovi designer spaziali, i nuovi architetti spaziali non saranno dei semplici designer o dei semplici architetti, ma saranno dei pionieri della vita, della cultura e del benessere dell'essere umano nel cosmo, perché devono necessariamente unire più discipline per riuscire a completare quella di partenza. Non si tratta semplicemente più di puro design o di puro gusto personale o di piacere visivo, ma si tratta di molto di più. Quindi un designer dovrà essere in grado di capire la psicologia o dovrà collaborare con persone che si occupano della parte psicologica. Quindi in un certo senso c'è anche tutto un lavoro di team attorno a questi progetti. Proprio per questo motivo, sia da un punto di vista della ricerca, ma anche da un punto di vista del business, questa cosa è molto molto interessante. Se volete approfondire questo concetto, vi consiglio di seguire Barbara Imhoff, che è una delle persone più in gamba e più esperte di architettura e design degli ambienti spaziali in questo momento nel mondo, che ha pubblicato tantissime ricerche e parla spesso di questi argomenti. Se volete approfondire in maniera dettagliata questa cosa, vi consiglio di leggere le sue pubblicazioni e di seguire i suoi articoli. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione.